Pirelli nell'ultimo set di questa Lazio Cup ci hanno preso un po' a pallate, però il bilancio può essere positivo. Sì, nell'ultimo set forse sì, cioè, siamo rimasti lì, siamo rimasti piantati, forse la consapevolezza che in questo momento non ce la facciamo, abbiamo speso delle risorse importanti nei due set precedenti e li abbiamo visti andare via non appena hanno avvistato l'acceleratore, quindi lì si prende un po' coscienza che forse oggi non ce la possiamo fare. E allora magari anche un po' di arrendevolezza insieme alla stanchezza ha preso il sopravvento. Ma io credo che quel metà set non guasta e non offusca le cose straordinarie e buone che abbiamo fatto sia a Montreux sia qui ad Alassio, con un livello di difesa e di volitività sicuramente importante da parte della squadra. Dobbiamo solo mettere a punto le intese, gli automatismi e migliorare un pochettino l'attacco, perché ci esponiamo a un numero di errori un po' troppo pesante. Qual è, dal punto di vista anche più morale, più personale, l'aspetto che la sta divertendo anche, credo, nel vedere questo gruppo che nasce tra le sue mani? È entusiasmante vedere questo gruppo al lavoro, soprattutto perché ci stanno dando dentro tantissimo. E secondo me il campo lo mette in evidenza, perché poi alla fine abbiamo giocato 10 partite tra Montreux e Alassio, non c'è stato nessun set mollato completamente, abbiamo mollato la seconda parte del terzo set col Giappone, abbiamo mollato il terzo set di oggi e c'era successo in un terzo set a Montreux. In tutto questo è quello che noi abbiamo concesso agli avversari. Tutto il resto gli avversari se lo sono guadagnati con la loro maggiore preparazione, con la migliore condizione fisica, soprattutto quella fisica. Io ho dovuto fare turnover perché ho delle ragazze molto stanche da questo periodo e quindi non possiamo rischiare per questo torneo il loro percorso, diciamo, durante l'estate. Per cui complimenti alle ragazze e complimenti a come siamo scesi in campo ogni volta. Poi la competitività per il risultato la dovremo costruire anche attraverso un meccanismo che seleziona anche un pochettino queste giocatrici, perché adesso siamo un gruppo abbastanza largo. Grazie, complimenti anche a lei e allo staff. Grazie a voi. Caracuta in campo per due gare su tre, penso che tu possa essere soddisfatta di questa Lazio Cup complessivamente. Sì, dai, nel complesso sono contenta, sono soddisfatta, certo non al massimo, perché comunque si poteva, cioè oggi sicuramente dispiace per come è finita, però loro sono una grande squadra, noi stiamo ancora lavorando e dobbiamo trovare ancora tante intese, tante cose, quindi dai, nel complesso siamo soddisfatti. Sembra che emergano molto già le vostre qualità individuali, è evidente che soprattutto dal tuo punto di vista, che devi un po' giostrare tutte le situazioni, dal tuo punto di vista e anche da quello di Noemi ovviamente, il compito non è semplice. No, sicuramente no, anche perché siamo un gruppo molto numeroso ancora, quindi è normale avere un po' di difficoltà all'inizio, però come ho detto prima ci stiamo impegnando tanto tutte, stiamo lavorando, è difficile comunque riuscire anche con il lavoro di pesi che stiamo facendo, in questo periodo abbiamo un po' di difficoltà, però stiamo lavorando bene e sono sicura che faremo sempre meglio. Hai una gigantografia, una claque personale e... cosa puoi desiderare di più? Niente, tra l'altro la gigantografia l'ho scoperto che me l'hanno fatta ieri, quindi ringrazio chi me l'ha fatta, ho il mio fan club che mi segue dappertutto, quindi io li ringrazio, spero di riuscire a dare tante soddisfazioni a loro, alla nazionale, all'Italia e alla mia futura squadra, ai miei genitori, a tutti, quindi spero di fare sempre meglio. A proposito di futura squadra, c'è qualcosa che dobbiamo o possiamo sapere? Ancora non so niente, in questi giorni stiamo lavorando col mio procuratore, vedremo. In bocca al lupo. Crepi, grazie.